un pronostico per Sicula, Leonzio, Catanzaro. Due fisse. Chi segna? Noi in casa, non avendo un gioco, purtroppo, questo lo devo dire perché sono amareggiato, fuori casa andiamo a nozze perché abbiamo dei calciatori velocissimi che negli spazi fanno quello che desiderano e quello che vogliono. Vinciamo matematico là, in casa sono i problemi, perché non avendo gioco purtroppo dobbiamo imporre, e se dobbiamo imporre ci vuole tempo con questa squadra. Un risultato secco. 2-0 per noi. Chi segna? Ma voglio pensare che se fa giocare Anastasi, là è zona sua, quindi potrebbe segnare. Un pronostico per Sicula Leonzio Catanzaro di sabato. Mi auguro che vinciamo, non è facile, però mi auguro di potercela fare. Dopo la sconfitta di Lecce, delle Aquile e di Mister Erra, vediamo cosa ci dicono i tifosi del Catanzaro qui presso il centro della Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Calabria. I tifosi del Catanzaro sicuramente ci potranno dare un pronostico obiettivo del Catanzaro. Mi auguro che a questo punto i tifosi siano clementi nei confronti della squadra. Un pronostico per Catanzaro Sicula Leonzio di sabato prossimo. Io credo che dovremmo andare a vincere. Io sono un tifoso vietato del Catanzaro, e quindi sono convinto, anche se abbiamo fatto un brutto passo falso qua in casa, però secondo me andiamo là a Leonzio per vincere. Il Catanzaro di scena in terra siciliana, un pronostico? Pronostico, io mi auguro, da grande tifoso, che il Catanzaro possa fare un risultato positivo, perché secondo me i mezzi ce li ha. È una questione che deve ancora assestarsi bene. D'altro canto si capisce bene che è una società, una squadra costruita all'ultimo momento, quindi c'è bisogno di tempo perché tante cose possono tornare al giusto posto e quindi poter fare un campionato molto dignitoso. Io mi auguro questo. No, altre velleità penso che quest'anno non dobbiamo averne. Costruire e buttare le basi per un futuro veramente che c'è tanto bisogno a Catanzaro, che ha passato tanti anni, diciamo, molto deludenti. Un pronostico per Catanzaro Sicula Leonzio di sabato prossimo. Allora, il Catanzaro penso che pareggerà 1-1, segnerà Marchetti il terzino. Un pronostico. 2-0, doppietta di Letizia. Per me sono 3-0 per il Catanzaro, se mette Nicoletti avanzato, 3 gol di Nicoletti. Tonino Ruggero, un pronostico per Catanzaro Sicula Leonzio di sabato prossimo. Ma spero che vinca, perché è una bella squadra, abbiamo sofferto con Lecce, ma comunque spero che vinca. Un pronostico per la prossima partita del Catanzaro. Credo che dobbiamo vincere, assolutamente. Non ci sono altri mezzi da vedere. Dobbiamo vincere perché dobbiamo convincere soprattutto il pubblico, che non vuole l'allenatore. Quindi dobbiamo dare un'impronta, dare un buon risultato a Leonzio, giusto? A Catania, vicino a Catania. Solo questo. Secondo voi chi sarà il top player? Secondo me se Infantino rientra forse sarà lui. No, speriamo che Anastasi faccia qualche gol, così noi pubblico possiamo pure applaudirlo. No, due fisse. Bisogna dare fiducia e pazienza a questa proprietà che ha fatto tanto, al gruppo, all'allenatore. Quindi credo che in questo momento stare vicini e sostenere la squadra sia il miglior viatico. È inutile andare adesso a fare processi, non è il tempo secondo me, e non sarebbe giusto. Da tifoso spero veramente che ci sia un pronto riscatto. Partita con il Lecce, che comunque si è rivelata una signora squadra. Il Catanzaro. Quanto vince il Catanzaro? 2-0. Sai chi potrebbe segnare? Sì. E chi? Dimmi. Icardi. E secondo te invece? Non lo so, non li conosco molto bene i giocatori. Ma vincerà il Catanzaro o tornerà con una sconfitta o con un pareggio, secondo te? Vincerà. Pronostico secco, Sicula Leonzio Catanzaro. Pronostico augurio 0-3. Chi segna? Io spero... Vabbè, sicuramente Anastasi uno lo farà. Secondo me è un difensore, Sirri. E poi il terzo, vabbè, glielo diamo un centrocampista, Maita. Il riscatto di Erra? Il riscatto di Erra ci conto, perché credo nella serietà della persona.
ovvio si sente parlare tanto di moduli, vabbè, forse magari un po' di duttilità, ma secondo me conosce Catanzaro, quindi si riscatterà. Mister Sabatini, un pronostico per la prossima partita del Catanzaro contro la Sicula Leonzi. Non è molto semplice, perché insomma, è una squadra abbastanza tosta, anche se una neopromossa, è un ambiente un pochino caldo, anzi i nostri tifosi so che hanno problemi anche con quelli di Catania, quindi speriamo che non succeda niente di particolare. No, abbiamo ancora fiducia, diciamo, perché la società è forte, il presidente ha tutte le potenzialità per poter far bene. Adesso si tratta solo di inquadrare un pochino la squadra e di dargli un po' di equilibrio, perché da quanto vedo, da quanto sento, facciamo sempre degli errori stupidi, magari perdiamo, compromettiamo delle partite che si potrebbe, insomma, il risultato potrebbe essere diverso, come contro il Lecce. Sì, il Lecce magari è una bella squadra, però noi siamo entrati in campo, abbiamo beccato subito il gol dopo 4 minuti, dopo 11 minuti mi sembra che era già 2-0 e abbiamo compromesso tutto. È normale che poi per il Lecce andava tutto bene e per noi, insomma, c'erano dei problemi. Quindi si tratta di dare un certo equilibrio alla squadra, secondo me, specialmente anche a livello difensivo, e poi piano piano, insomma, si cerca di risalire la china. Un pronostico per Sicula Leonzio Catanzaro? 0-0. Come mai? Io sono cosentino qui.